Amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo video settimanale del mercoledì. Allora, oggi è un video un po' particolare perché mostrerò praticamente un po' di me, insomma, della mia storia, da dove provengo, da chi sono, che cosa ho fatto, qual è stato il mio percorso marziale. Quindi mettetevi comodi che vi faccio vedere una serie di foto e di diplomi, che sono personali ovviamente, e di tutto quello che ho fatto finora nel mio percorso. Allora, prima di iniziare questo video volevo preannunciare un mio pensiero. Spesso avete sentito che io uso la parola e l'appellativo di Ronin, l'ho usato anche in altri video, l'ho usato diciamo spesso nelle mie storie sui social, parlando come Ronin, che conduco la vita da Ronin. Io premetto che il significato del Ronin io lo so. Che è un qual è? Cioè, è una cosa molto brutta, diciamo, nel contesto, diciamo, della cultura giapponese. E direte voi, vabbè, ma tu fai le arti marziali cinesi, che c'entri con Ronin? È una figura, io la uso come figura, diciamo, allegorica. Che vuol dire figura allegorica? Vuol dire un esempio di una figura che rispecchia nella vita, diciamo, che finora io ho percorso per quanto riguarda le arti marziali, la vita privata, insomma, per tanti aspetti. Molti aspetti, diciamo, non tutti. E dato che Ronin è una persona, in Giappone significa disonorata, perso il padrone, un samurai senza padrone, vagabondo che non ha recuperato l'onore facendo il seppuku, oppure perché ha commesso qualsiasi tipo di reato e allora viene comunque cacciato, diciamo, dalla società. Persone che non riescono a raggiungere gli obiettivi e quindi sono diciamo la parte più brutta della società, si dedicano alla vita da vagabondaggio e sono i cosiddetti Ronin. In realtà non è altro che un fuorilegge, ecco, chiamiamolo così, quello che era per noi Robin Hood, un fuorilegge alla fine, no? Se voi andate a vedere quasi la stessa cosa, ecco, non dico la stessa cosa, però quasi, diciamo, faccio una similitudine, no? tra due figure di mondi opposti. Allora, diciamo che ironicamente in questi ultimi periodi Robin Hood lo siamo stati un po' tutti noi che ci siamo ribellati al sistema, eccetera, eccetera, quindi di conseguenza comunque ci rifacciamo un po' a queste figure, no? E perché dico questo? Perché io come persona di base sono sempre stata una persona molto repellente alle leggi, specialmente quando sono delle leggi che violano la libertà, violano il quieto vivere, ti impongono per forza di vivere in un sistema forzato che comunque ti obbliga a pensare e ad agire come il pensiero unico vuole. E quindi ecco, io in risposta, diciamo, a questi diktat imposti dal sistema, tra virgolette, quindi che il sistema poi si ritrova anche nella comunità marziale, perché la comunità marziale non è altro che lo specchio del sistema, io ovviamente mi oppongo, ma mi oppongo non perché lo faccio apposta per fare un torto a qualcuno, mi oppongo di mio carattere proprio, sono così, io sono una persona che alle leggi non ci sto, ok? Rispetto le leggi, qualora fossero leggi di rispetto reciproco della vita, delle persone, ok? Del non far del male, ok? Su questo sì, non è che sono uno, quel vagabondo cattivo che vado a far danni ovunque, assolutamente no. Però rispetto agli status imposti dalla società, io non ci sto. E così anche nel mondo marziale. Un esempio, diciamo, sono le associazioni, l'SD, quello che vi pare, no? Io addirittura provengo essere stato anche affiliato della SD, ho ancora, ovviamente vedrete nei diplomi che ho. Sono stato registrato anche come insegnante nell'ente di promozione sportiva. Non ho rinnovato perché proprio il fatto della situazione della pandemia ho scelto di non fare determinate cose, quindi di conseguenza non mi sono abbassato ad avere lascia passare, eccetera, eccetera. Questo penso lo sanno tutti. E ne vado fiero di questa cosa, senza aver messo, diciamo, secondo me, a repentaglio la mia salute, quindi sto benissimo così. Vi ripeto, questo fa di me ovviamente una persona che è ribelle alla società, ma tanti ne ho conosciuti, non è che ci sono soltanto io. E la cosa è molto carina. Per come riguarda il mio stile di vita, per quanto riguarda le arti marziali, la parola Ronin per me significa una persona che alla fine è vero che in Giappone è brutto, ma io gli do un significato diverso perché, ripeto, noi siamo anche influenzati, e questo è giusto, è vero, lo sappiamo tutti quanti, dalla cultura orientale che è stata nel corso del tempo romanzata. Ci sono arrivati manga, fumetti, storie, romanzi, cinema, ci è arrivato di tutto e di più.
Questo che cosa ci ha fatto? Ci ha permesso di fare? Ci ha permesso di dare a questi personaggi una figura bella da vedere, no? La sorta che Ronin, che cos'è? Non è altro che un po' il paladino decaduto, ok? Che comunque alla fine, nella sua aura, diciamo, d'oscurità, affascina sempre tutti. Un po' come Vlad, no? Vlad, comunque, quante persone non sono innamorate di Vlad? Eppure la figura di Vlad Tepes non era come quello che viene raffigurato sul romanzo di Bram Stoker. Era totalmente diverso. Insomma, basta andarsi a leggere un po' la storia. Io, dato che è un personaggio che mi ha sempre interessato, ma magari ci farò qualche video. È bello, perché comunque è stato un condottiero, eccetera, eccetera. Un cavaliere di un ordine dei drago. Dei Draculia. Un ordine che si opponeva ovviamente all'impero ottomano nel 1400. Quindi, per farvi capire, no, viene rappresentato pure Vlad in una maniera molto romanzata da Bram Stoker, no? Cosa che ovviamente non era. Quindi quel fascino del paladino senza macchie, senza paura, bello, eccetera, eccetera, cade in un'immagine di un eroe decaduto. Che un po' ce lo raccontano anche gli occidentali, ok? Con praticamente l'immagine dei molti supereroi, che spesso sono sempre un po' cacciati dalla società, non compresi, non al servizio legale della società. Se voi andate a vedere tutti i supereroi Marvel, DC Comics, eccetera, eccetera, no? Che per anni hanno affascinato la cultura, diciamo, no? Di tutte le persone mondiale, cultura mondiale proprio parlo. Voi andate a vedere che sono tutti personaggi che non lavorano legalmente, cioè nel senso fanno tutto contro quello che è la legge per servire un bene superiore. Questo, con questo che voglio dire, questa è una storia vecchia quanto il mondo. Ad esempio vi cito Batman, se andate a vedere l'ultima frase, la frase finale del film del Cavaliere Oscuro, quando Gordon, no? Sempre vedo interpretato Gary Oldman per parlare di Dracula, dice perché Batman è l'eroe che Gotham merita, ma quello di cui non ha bisogno adesso, ok? Che vuol dire? Questo è il fascino, diciamo, del paladino che comunque è decaduto, che è cacciato dappertutto, che comunque lotta per un bene superiore. Attenzione ragazzi, quando io parlo di Batman, Robin Hood, Dracula, faccio tutti questi esempi di questi personaggi, o Ronin addirittura, ho detto bene una parola, sono esempi, sono. Che vuol dire esempio? Esempio è un paragonare una realtà che è anche fintizia, perché è finta, per cercare di spiegare un mio concetto. Non prendete la parola che per parola che io di notte mi metto il mantello o mi metto l'elmetto e vado a fare il samurai o il Ronin. Assolutamente no ragazzi, perché dovete pure capire la differenza tra un esempio e quando uno parla realmente, perché altrimenti uno che non capisce un esempio o è stupido, o se ovviamente uno usa un esempio per buttare merda su Malik Patrick, o è stronzo, sono due cose. Quindi uno deve scegliere, o sei stupido o sei stronzo, insomma, se uno cioè, vuole buttare dissing e merda su di me quando io dico Ronin, Batman, eccetera, eccetera. La persona intelligente capirà che ovviamente io faccio degli esempi per cercare di spiegare un messaggio. Allora, la parola Ronin in questo caso io la utilizzo, diciamo, un po' sì, in uno stato, in una fase, diciamo, non proprio totalmente romanzata, perché lo so il significato, ma proprio in una fase di ribelle, perché io comunque poi non è che vivo in un romanzo, vivo in una realtà vera e reale, quindi ovviamente sono soggetto alle leggi della realtà, a tutto quello che è vero. Allora mi diranno, vabbè, allora che fai? Vai in giro e fai quello che ti pare. No, non faccio quello che mi pare, però non faccio nemmeno tutto quello che la legge dice. Attenzione, perché è vero, perché potrei elencare una serie di cose che proprio sono cose che totalmente tutte le persone fanno, che non sono magari a norma di legge, per dire. Cioè, ma non che vado in giro a fare chissà che cosa, no, ma proprio nella condotta di vita, lavorativamente parlando, se lo Stato dice una cosa che tanto non te possono controllare niente, io non faccio tutto il contrario. Cioè, laddove c'è, diciamo, una sorta di propaganda da parte dello Stato a importi a eseguire il pensiero unico, io faccio tutto l'opposto, capito? Non faccio niente di quello che mi viene detto. E questo significa fare Ronin. Ok, dal mio punto di vista. Si dice che i Ronin cercano sempre qualcuno da cui servire. In realtà per me la famiglia è molto importante. Non è tanto una questione di... A tutti piace sentirsi parte di una famiglia, ok? Non dico di star a fare solo esempi solitari. Di far parte di un gruppo di persone che ti comprendono, no? In modo che ovviamente le tue qualità possano essere esaltate.
Però purtroppo questa la comunità marziale non lo permette spesso, così come non lo permette la società, perché vogliono dei duplicati preimpostati, come sono tutti quelli che vedete sia sui canali YouTube, sulla comunità marziale, sugli enti di promozione sportiva, tutti fatti con lo stampino, so, persone che non c'è più l'eccellenza, ok? Non c'è più quello che dice sì, quella è una figura di riferimento. No, quello c'è sta quell'altro, c'è sta quell'altro, c'è sta quell'altro, c'è sta quell'altro. Questi sono. Ma è la verità, lo sapete pure voi, insomma, non ve lo devo dire io. Quindi a questo caso i diplomi sono relativi, so, ok? Io nonostante questo, ovviamente in questo video ve li faccio vedere per raccontarvi un po' la mia storia. Mettetevi comodi, insomma, ascoltate un po' il video se vi fa piacere. Ci vediamo su sempre qui e parlerò un po' di quello che ho fatto io, del perché ora capirete. Faccio anche, diciamo, uso l'appellativo di Ronin. Ed è un appellativo che, diciamo, ha portato, diciamo, è paragonato un po' a una sorta di Robin Hood, diciamo. Lo porto con piacere, con onore, perché per me è vero che so che significato ha. Nonostante i Ronin sono già spariti, i samurai sono spariti già da tanto tempo, lo so, cioè io non mi permetto di essere né samurai né Ronin, ripeto, non lo so né per cultura ma né per storia, perché sono spariti 200 anni fa, cioè, capito? Stiamo parlando di una storia proprio antica e sepolta, cioè non è possibile che io possa pensare che vado a giro e faccio il samurai. No, faccio assolutamente il samurai, uso una parola per far capire dei miei concetti che ho nella mia testa. Tutto qua, non è che io mi improvviso. Ovviamente l'arte della spada e tutto quello che faccio, l'arte marziale, riflette il mio modo di pensare, è normale, quindi non sarà mai un'arte marziale che si adatta e viene inglobata da un'altra, mi devo sottomettere perché devo piare i gradi da qualcuno, assolutamente no, la mia arte marziale nasce per esprimere se stessa. E poi lo vedrete, insomma, questo video ovviamente è dedicato soltanto ai miei diplomi, quindi è soltanto un messaggio che vi ho mandato per farvi capire un pochino la natura di Malik Patrick e poi il percorso che ha fatto. Allora, partiamo nel lontano 2002. Qua vi mostro praticamente il primo diploma che io ho preso quando ho iniziato a fare Kung Fu. Come vedete, facevo Tang Lang col maestro ovviamente Edoardo Zappalà. E allora ragazzi, vedete bene, i videogrammi sono ovviamente, non esistono, ok? Perché poi adesso mi sto cimentando a vederli un po'. Come vi ho detto in precedenza, tanti maestri all'inizio, quando uno ha iniziato a insegnare, non avendo lineaggi diretti con maestri cinesi, eccetera, eccetera, un po', diciamo, tutti si sono improvvisati. Ma io non è che giudico questo, perché comunque il maestro era molto forte e tutto a giro rispetto. Però ovviamente, se andate a vedere, i videogrammi, alcuni videogrammi non esistono, insomma. Comunque il diploma io l'ho preso, qui è datato 2003, ma io avevo iniziato già nel settembre del 2002. Secondo diploma datato nel dicembre del 2004, eccolo qua, secondo Yu, quindi sono stato 2 anni. Poi ovviamente lasciai, perché il maestro se n'era andato via e io cioè quel periodo andavo a scuola, insomma avevo gli esami, quindi diciamo ho un po' lasciato correre. Poi però la voglia sempre di ricominciare c'era e più avanti avevo l'intenzione di ricominciare, finché non mi sono poi rotto il ginocchio. Poi dopo l'operazione, diciamo, piano piano mi sono ripreso e ho iniziato praticamente la mia pratica dello sport da combattimento sotto consiglio dei miei amici che già erano andati là. Io volevo rifare Kung Fu, però ho detto vabbè, facciamo quest'altra esperienza e iniziai praticamente sotto il maestro Cortese, che tutti comunque conoscono qui a Roma. Allora, io mano a mano che vedete che passa, vedete le foto che vi mostro tra una chiacchiera e l'altra, iniziai praticamente con i Kan di Muay Thai. Quindi come vedete io ho cominciato a prendere le cinture di Muay Thai e nel contempo anche le cinture di kickboxing, solo che i gradi li ho persi, non li trovo più. Vedete, questo era il sesto Kan, poi dal sesto Kan passai al quinto Kan. Ok, si vede, quinto Kan, ok, al quinto poi passai al quarto, ok, in compenso c'era scritta cintura blu di kickboxing e poi allora raggiunsi, diciamo, la marrone. Terzo Kan, eccola qua, e poi mi sono fermato quell'anno, perché qui è datato nell'anno 2011. In quell'anno sono successe parecchie cose. Allora, innanzitutto voglio mostrarvi una cosa. Nel 2010, prima ancora, torniamo un anno indietro, io ho partecipato a uno stage con il grande campione André Mannart, ok? E come vedete, feci uno stage in seminario intensivo, sempre tenuto ovviamente dal maestro Cortese,
partecipando allo stage con Andrea Mannatta, un grandissimo professionista, siamo stati pure a cena insieme, ho le foto ovviamente, e ho partecipato nel 2010. Come dicevo, nel 2011 è stato un anno di rivoluzione per me, perché poi ho iniziato praticamente a praticare con il maestro Gentili, e qui ecco, iniziai l'anno di pratica col Tai Chi Chuan in parallelo alla kickboxing, come vedete, poi decisi ovviamente di cominciare a per questo percorso fino a prendere partecipazione qua 2011. Nell'anno ovviamente 2011 ho preso ovviamente la frequenza della cintura arancione, anche se Tai Chi Chuan, Xingyi, Yi Chuan e Wing Chun, quindi facevo tutte e quattro, e anche lì è stato un bel periodo con il maestro, ho passato un bel, anche se poi ci sono state delle discussioni eccetera eccetera, comunque io venivo da una pratica che non avevo diretti contatti con i creatori cinesi eccetera eccetera, però comunque ho conosciuto un sacco di persone, come vedete nel frattempo scorrono le foto, ho partecipato con il maestro Johnny Yang, ho conosciuto vari insegnanti comunque che il maestro conosceva, tutte brave persone devo dire, quindi comunque sono con bei ricordi. In contempo, quell'anno, praticamente io andai a fare sempre quel periodo un seminario a Firenze, come vedete, dove conobbi la mia maestra Vilma Ramos, 2011, datato, giorno del mio compleanno addirittura, e lì ho iniziato praticamente la pratica dell'arnis, ok? Tornai a Roma e mi iscrissi al corso. Lei mi presentò ovviamente il cognato che poi diventerà il mio Sifu Joel, quindi come vedete poi ci sono le foto con Sifu Joel e la mia maestra, e lì ho iniziato una pratica che durerà diciamo fino a che poi non mi sono staccato, ho cominciato a insegnare da solo. Sempre in quel periodo andavo in tutte e due le scuole, andavo a fare sia Tai Chi da una parte che Wing Chun da una parte e Wing Chun da un'altra, fino a che poi non ho deciso di, per motivi interni e discussioni, di staccarmi. Ho partecipato a un seminario di Kobudo, anche qui come vedete tenuto dal maestro Yivao Yoshoka, quindi ho anche le foto col maestro Yivao Yoshoka, vedete, in quell'anno, un grandissimo maestro, che ovviamente era un amico di un caro amico di mio padre che non c'è più, Mario Senesi, quindi come ho detto c'ho addirittura le foto del maestro Yoshoka, ho delle foto private qui del maestro Yoshoka di quando ovviamente era giovane, ho le foto del maestro Yoshoka quando era giovane, se l'ha data mio padre, infatti quando gli ho detto del nome di Mario se l'ha ricordato, insomma. Poi quell'anno incominciava praticamente il mio percorso sia nell'escrima che ovviamente nel Wing Chun, ok? Allora, che feci praticamente? I primi 6 mesi ho cominciato a praticare Wing Chun, poi ho cominciato a iscrivermi alle WTO. Nel frattempo io ero iscritto anche a sia alle WTO che con Dose Pares, quindi io non facevo iscrivermi nelle WTO, ma facevo iscrivermi in Dose Pares. Feci il primo esame di primo grado, poi dopo il primo grado partecipai a un seminario a Sulmona, ok? Anche qui sempre invece con la mia maestra, ero diciamo assistente, perché comunque mi allenavo spesso con lei, eravamo praticamente in tutte le lezioni private, perché quando abbiamo aperto il corso c'eravamo solo io, lei e un'altra persona, all'inizio solo io e lei, quindi ho approfittato del periodo che stavo solo per apprendere il più possibile. Qui, come vedete, secondo grado, andavo avanti sempre terzo grado, ok? Questi siamo già nel 2012, ragazzi, ora dovrei farvi vedere poi i diplomi di Wing Chun, poi vi ritorno indietro. Quarto grado, quinto grado base, questi sono tutti i gradi base, come vedete, e sesto grado della cintura brown del sistema, quindi abbiamo completato il sistema Dose Pares, diciamo, il basic, no? Questo l'abbiamo completato nel 2014. Nel frattempo, come vi dicevo, io iniziai praticamente a praticare Wing Chun e entrando nelle WTO, perché il mio maestro era un grado tecnico delle WTO, e come vedete, ci sono le foto che vedete con Grandmaster Kespect, il mio Sifu Joel, così Fukushufu eccetera eccetera, vabbè, che poi per molti nonostante se non sta simpatico, però io ripeto, no, mi sono sempre comportato bene, come alla fine non mi ha fatto niente, devo dire come persona non ho bei ricordi diciamo di quei momenti. Nel 2012, come dicevo, primo grado, insomma questi ve li ricordate, no? Nel secondo grado, vabbè, terzo grado, terzo, quarto, quinto, ok, vedete, quinto, qui saremo sempre di più, poi arrivai al prendere il sesto, che è un po' più grande, vedete, settimo, e c'ho anche l'ottavo, che però non ho il foglio, perché quando andiamo a fare un seminario, partecipare al seminario, allo stage, eccetera, eccetera,
ho lasciato i dati, poi loro te lo mandano, perché era stato fatto a Ostia, organizzato, dovevano mandarmi il foglio per, da Firenze, però non mi è mai arrivato perché in quell'anno ci siamo staccati dalla, dalla federazione delle WTO, io ho convinto io il maestro. C'è da dire che in tutto questo periodo io facevo lezioni private col mio Sifo Joel, come vedete ci sono le foto sempre che scorrono, in modo che comunque vi faccio capire che le mie lezioni principalmente erano private, erano. Ovviamente dopo, andando, dopo il sesto grado, continuo sempre con Dose Pares, qui a Via Brevetta abbiamo fatto il seminario nel 2014, ho partecipato qui. Poi nel 2014 ho partecipato a questo, a un Sayonara Day, molto bello, tenuto dal, da tante scuole, arti marziali, come vedete ci sono i libri di Kamon giapponesi, e Dose Pares c'eravamo noi, eccolo qua, perché poi la maestra aveva aperto la sua scuola. E avevamo aperto, partecipato, tenuto un seminario, io ero assistente, quindi ho insegnato anche io lì, e mi hanno riconosciuto un attestato di onorificenza, eccolo qua, ve lo faccio vedere, riconosciuto a me, se vedete il riflesso della, della luce, vedete, certificato di gratitudine, Mondo Ryu Eio, Gran Maestro Claudio Artusi, istruttore Patrizio Mercuri, vedi? È scritto For Martial Arts Promotion Italy and in the World, ok? Quindi questi sono, ovviamente ci sono i timbri giapponesi ufficiali praticamente, se li potete vedere, no? Quindi in realtà non, non vi sto dicendo nulla di finto, questo mi è stato riconosciuto. Poi che successe? Praticamente quell'anno ho ottenuto il grado di primo istruttore basic nel contempo, con cui mi allenavo sempre. C'è stato altri seminari in Lombardia dove ho insegnato sempre come istruttore, sempre in quell'anno. E passammo con Cuba Dose Pares altri seminari, come vedete, un po' lì. E poi sempre nel 2015, ovviamente tutto quasi di seguito l'ho fatto questo, in contempo facevo sempre lezioni private di Quincio, nel secondo grado, diciamo, intermedio. Ok, ma contate che il grado intermedio mio era come se fosse, diciamo, un grado avanzato, perché in realtà io mi allenavo continuamente. Poi che è successo? Quell'anno io ho continuato a fare lezioni con il mio maestro, ci siamo staccati e abbiamo fondato la nostra associazione, che era questa, la WKA praticamente, l'associazione dove io praticamente ero un cofondatore, quindi ero con il mio maestro Joel, il mio maestro Vilma, come vedete dalle foto, fondammo la WKA, c'era tanto di tesserino eccetera eccetera, questa era la nostra associazione, io ero anche associato, vedete, con la mia maestra, Gumba Dose Pares. Come vedete ci sono i cartellini con tutti, mancava, ecco, la, l'istruttore basic, l'avanzato mancava per finire, che veramente dovevo tenerlo, poi mi sono concentrato un po' più su Vincio in quel periodo, ma ero, ero lì lì. Ovviamente il tesserino tecnico della, della nostra scuola. E ho cominciato a prendere i gradi di Quincio, perché quando ti stacchi dalla WTO poi ti vengono annullati, abbiamo riconvertito tutti i gradi, quindi io dal primo grado, diciamo, fino all'ultimo abbiamo rifatto praticamente, come vedete, tutti quanti i gradi. Ma questi io, ragazzi, si può dire che non è che li ho saltati, l'ho fatti uno per uno, uno appresso all'altro, cioè ho investito un po' di tempo, no? Ok? Fino ad arrivare al, vi faccio vedere, al secondo, nono, decimo, undici, ottavo, settimo, sono mischiati, ragazzi, fino ad arrivare al dodicesimo e al primo, primo tecnico, ecco qua, seconda sezione, feci due sezioni, feci praticamente, ok? E l'aveva divisa in quattro sezioni il maestro, ma io in realtà, quando mi allenavo privatamente, già qui, io avevo fatto già la BG, avevo fatto già il Mugyanjong, le armi, quindi in realtà il mio Vincio già stava molto molto avanti rispetto a, a, alla norma degli altri allievi che andavano lì, partecipavano, avevano seguito tutti quanti il corso, io mi allenavo privatamente. Per gli estimatori potete pure vedere che non vi dico una cavolata, perché io nelle WTO ci stavo, guardate qui che c'erano addirittura i gradi quando l'avevo presi, no? Questi va, ricordate, insomma, no? Sesto grado eccetera eccetera, sono le PCS che danno, c'avevo quelle delle Filippine addirittura. Comunque, come vedete, ci sono, cioè, ci sono allenato, insomma, ecco. E poi è successo che mi sono staccato, ho discusso, poi ho discusso con il maestro e io quell'anno creai la mia scuola. Praticamente la, la mia, la fondai, diciamo, la mia scuola. Prima di tutto vi devo far vedere che io effettivamente stavo, ok, arrivate qui, perché le timbre del maestro, no? E poi mi sono staccato perché abbiamo discusso per il periodo di secondo. Fondai la mia scuola, che era questa all'inizio, ok? Il drago che tutti quanti avete visto. Ho fatto questa, poi l'ho cambiata, diciamo, perché non è che mi facevo impazzito questo logo. Era stato un momento mio. Fondai, diciamo, la scuola e praticamente
la registrai all'Oxen, e per un periodo sono stato istruttore Xen, eccetera, eccetera. Ora, poi mi sono staccato, ho detto, ho fatto la scuola, poi mi staccai dall'Oxen e diciamo per un periodo ho insegnato, sono ritornato, diciamo, poi dal mio maestro nel periodo del 2018, ho continuato praticamente le lezioni private, ho partecipato ad altri seminari, eccetera, eccetera. È stato un periodo molto bello, vedete sempre le foto scorrere nel frattempo, e devo solo trovare quello che... ho tanti diplomi, ragazzi. Ah, ok, dopo che ho fatto questo, tutto questo, diciamo, passaggio, io nell'anno sempre col maestro, e nell'anno prima ancora, diciamo, che tornai dal maestro nella fase, diciamo, del 2018, io mi registrai ovviamente qui alla WISP, come vedete, istruttore riconosciuto Patrizio Mercuri, insegnante di Kung Fu Wushu, alla WISP, nel 2 dicembre 2017, no? 2018 tornano maestro, io sono sempre rimasto insegnante a WISP, partecipando ovviamente anche ai vari corsi di aggiornamento, aspettate che ve li trovo, ai corsi di aggiornamento istruttori, avevo il foglio qui, un attimo che ve lo faccio vedere, ok, partecipando, ecco qua, allo stage insegnanti, nel 2018, poi nel 2019, insomma, fino a che poi non è arrivato il Covid, eccetera, eccetera, comunque io, come vedete, nelle foto che scorrono, questo è stato il mio percorso. Ora, quando ho portato tutta questa cosa alla WISP, maestro Michele, presidente della sezione Kung Fu, mi dice: guarda, basta, hai fatto vedere talmente tanto, dice che per me ti do il diploma, insomma, ecco, ho partecipato, mi sono allenato con loro, eccetera, eccetera. È stato un bel, diciamo, un bel periodo, è stato, mi sono divertito molto. Poi vabbè, diciamo, c'è tutto quello che è successo, quindi quando vedete che io cerco di creare il sistema, eccetera, eccetera, dovete contare che il percorso l'ho fatto. Sì, su tanti aspetti magari dice sì, non hai finito quello, non hai finito quell'altro, non hai finito l'altro, ma ragazzi, io ho fatto lezioni private, tanto, questo è il discorso. Non contando che tutto quello che ho fatto nel Tai Chi, nel Li Chuan, nelle Oxingi, io quell'anno lo feci intensamente e gran parte delle cose me le sono ricordate. Gran parte l'ho dovute coprire con tutorial che comunque mi sono andato a guardare, eccetera, eccetera, già conoscendo le basi dello Xingyi, per quanto riguarda lo Xingyi, però lineaggio che noi appartenevamo dello Xingyi era derivante da quello che il maestro si allenava con maestro Marcello Cola quando stavo con maestro Gentili, lui si allenava da lui, e poi c'aveva il lineaggio con per quanto riguarda lo Shaolin, il maestro praticamente Willam, che adesso non c'è più, è scomparso, quindi c'avevamo pure quello di lignaggio. E per quanto riguarda Li Chuan, il nostro lignaggio del Li Chuan derivava da Dr. Yu Pengzi, quindi era, diciamo, la prima fase del Li Chuan. Io ho chiesto informazioni e comunque facevamo, in realtà è molto simile allo Xingyi su tanti aspetti, no? E fu la fase in cui Wang Tianzai praticamente insegnò all'inizio Li Chuan, poi lo evolve e nel corso del tempo lo insegna ad altre persone, poi ci saranno gli allievi che appresero gli ultimi insegnamenti, e gli ultimi insegnamenti di quel maestro sono quelli che sono nella fase più evolutiva. Questo per dimostrarvi che quando un insegnante crea un sistema, non è che il sistema è fisso, all'inizio c'è un'idea, poi col tempo, con l'allenamento, il sistema evolve, gli allievi che venivano all'inizio magari hanno appreso la fase iniziale, quelli che vengono dopo apprendono il sistema evoluto, quindi di conseguenza si vengono a creare due rami diversi, ma perché è dovuto da un fattore temporale in cui il maestro crea il sistema. Comunque, questo è il percorso che ho fatto, e quindi mi sembra che per me sono fogli, in realtà, ragazzi, per rimane tutti i fogli, ma la conoscenza non è questa, perché questo è un periodo in cui io non ero così, adesso sono molto molto migliore di quanto fossi prima, e devo dire che comunque sono contento perché sono soltanto ricordi. Questo fa capire come un percorso di arti marziali non è fatto di pezzi di carta, tesserini, perché questi rimangono qua, dicono sì, tu sei arrivato fino a qua, ma io ormai non sto più qua, ok? Sono andato avanti, sono andato da solo, ovviamente, perché poi l'arte marziale la prendi da solo. Ripeto, con il mio Sifu Joel le lezioni sono state intense, perché io facevo privatamente, quindi in realtà gli allievi che partecipavano, che magari poi entrarono a far parte dell'associazione, perché tanti si erano affiliati, entrarono dopo, e loro se lo ricordano che con me io sono stato d'aiuto anche a nel guidarli all'inizio, perché io mi allenavo privatamente con il maestro Giove, ero diretto di lui.
E come vedete c'è rimasto sempre un buon rapporto, perché comunque lo rincontro, lo saluto, e anzi mi ha detto ultimamente se ti serve qualsiasi cosa ci sarò sempre, eccetera eccetera. Questo per farvi capire che io addirittura mi ha fatto i complimenti su un messaggio, vedete qui c'è una chat del maestro che mi fa i complimenti quando ha visto il mio video. Io non devo rendere conto a nessuno in realtà sull'ambiente dell'arte marziale. E vi preannuncio che quando io avevo voluto insistere col maestro per portarlo allo WISP, il mio maestro non voleva. In realtà la VKA, questa associazione che voi vedete, non esiste. Non è un SD, è una scuola fondata perché così, è un'associazione culturale. Lui l'avevano fondata in questo modo perché non volevano risultare. Per motivazioni, quali motivazioni possono essere, non lo so. Sta di fatto che io ci ho avuto fatto una discussione proprio perché volevo regolarizzare le cose, e dal momento che sono entrato nel mondo burocratico quasi me ne sono pentito, perché alla fine io mi allenavo, ero felice e comunque stavamo bene. E questo dipende da uno che cosa vuole fare con le arti marziali. Però è vero pure che ci sono tanti aspetti positivi. Il fatto che io sia ideologicamente un appellativo di Ronin, no? Una persona che è solitaria, non significa che io non abbia studiato, e ripeto, so che significa Ronin. Io ho studiato e nonostante questo ho scelto di continuare il mio percorso da solo, ma non perché non ho completato il percorso o mi sono inventato il mio sistema, ma perché ho scelto di evolvere il mio sistema. Se c'è la possibilità di un bravo maestro perché ti possa accrescere le competenze, uno ci va, non è che non lo fai. Però devo dire che da imparare da tante persone, qui ce n'è da pochi, perché sono pochi bravi insegnanti. Va bene ragazzi, io vi saluto. Questo era un video per farvi capire un pochino chi è Malik Patrick e perché non uso nemmeno più Sifu Patrick, cioè Malik Patrick, perché non mi posso nemmeno appellare come Sifu, no? Infatti mi chiamano, ma per me Malik va bene, perché già che mi chiami Malik mi fa capire che comunque io so il mio grado è quello. L'arte marziale è una cosa personale, non è una cosa che si mette sul pezzo di carta, perché questo non certifica la tua bravura, questo non certifica che io sia un bravo insegnante, così come non certifica che io sia un istruttore, perché magari ne so qualcosa in più. Non è quello l'arte marziale, l'arte marziale è qui, ok? Perseveranza e pratica, pratica e pratica. Basta, perché poi i diplomi alla fine sono pezzi di carta, ripeto. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo sabato per la terza parte della storia del Wing Chun e poi vi dirò delle nuove news su quanto riguarda quello che sto cercando di fare col mio sistema, aggiornamenti, perché sto in fase di meditazione. Un saluto da Malik Patrick e grazie se arrivi ad ascoltare il video fino a qua, lascia un commento e metti un like. Ciao!